con una rappresentanza significativa e qualitativa delle cooperative dei produttori che commercializzano gli oli DOP, Aplutino Pescarese e Colline Teatine nella GDO. Spesso il dilemma è, da parte di molti produttori, ma è possibile vendere l'olio di qualità nella grande distribuzione? Perché noi spesso assistiamo a situazioni veramente sconcertanti e sgradevoli, quello di usare ancora l'olio extravergine oliva come prodotto civetta, che noi troviamo sui volantini a 2,99€, a 3,50€, che più ne ha più ne metta. E soprattutto c'è anche quella cosa veramente indegna e vergognosa, che prima che inizi la campagna olearia nuova iniziano le svendite di 3x1 o 2x1. Questo, per evitare questo scempio, basterebbe che si applicasse la legge Mongello, Colombo Mongello, Salva Olio Italia, che rigorosamente vieta che si facciano queste azioni in occasione di nuove campagne, di nuove attività. Questa è stata anche occasione per un confronto tra i produttori su un tema molto particolare. Abruzzo, 3 DOP dell'olio extravergine d'oliva, è stata questa, fatta ormai tanto tempo fa, la scelta più giusta? Ascoltiamo che cosa ci dicono i protagonisti. Luigi Di Giandomenico rappresenta, come avete sentito prima, una grande cooperativa che ha sede a Pianella. Luigi Di Giandomenico, diciamo che ha le idee molto chiare su quella che è la situazione. L'olio extravergine d'oliva è cresciuto moltissimo, però ovviamente bisogna fare un ulteriore salto in avanti adesso, anche per tutelare i produttori e tutti gli addetti ai lavori, gli operatori di questo settore. Che cosa c'è? Oggi parliamo di grande distribuzione. Che cosa manca perché voi possiate essere un po' più tranquilli? Allora, la grande distribuzione, anche se ha fatto negli ultimi tempi un salto di qualità, quindi ha cominciato a commercializzare anche le produzioni tipiche italiane, diciamo che ancora il 90% della produzione è olio extravergine di oliva, generalmente non manco italiano, comunitario, addirittura a volte extracomunitario. E il problema principale, secondo me, è che non c'è un adeguato marketing sulle produzioni tipiche italiane. Innanzitutto vengono mischiati in mezzo a tutte le bottiglie, quindi mentre invece andrebbero separati i prodotti di qualità, messi in evidenza, fatti conoscere. Ci dovrebbe essere una grande campagna promozionale dello Stato, era stata approvata pochi anni fa, Consuma Olio Italiano, dovrebbe riprendersi sia a livello nazionale che a livello regionale per quanto ci riguarda qua in Abruzzo, perché l'olio, anche se ha fatto dei passi da gigante nell'ultimo periodo, specialmente con gli oli a denominazione d'origine protetta, il biologico e così via dicendo, rimaniamo una fascia, un segmento ancora basso. La grande massa dei consumatori questo prodotto ancora lo conosce, e quindi bisogna fare degli sforzi notevoli ed eccezionali per imporlo sul mercato e farlo conoscere, per dare ai consumatori un prodotto di eccellenza che è certificato dalla pianta fino alla molitura, all'imbottigliamento, quindi è un prodotto garantito con delle caratteristiche organolettiche, qualitative, sia dal punto di vista edonistico sia dal punto di vista salutistico eccezionale. Allora, una domanda è d'obbligo. Noi abbiamo 3 DOP in Abruzzo e sono veramente tante considerando il territorio, però diciamo che queste DOP, che rappresentano anche l'apice, no, della qualità, forse oggi non sono la strategia vincente secondo il suo ragionamento. Che cosa bisognerebbe cambiare o introdurre? Allora, 3 DOP per quanto riguarda la produzione dell'Abruzzo secondo me sono troppe, perché riusciamo a disorientare i consumatori, anche perché i nomi che hanno sono un po' particolari, che richiamano i territori, però creano, invece di esaltare la produzione di liquidi, tentano più che altro a confondere il consumatore. Noi ne abbiamo parlato già con l'assessore attuale dell'agricoltura, secondo me dobbiamo raggruppare, anche perché l'Abruzzo come produzione non è una produzione elevatissima, qui perché abbiamo una forte tradizione di autoconsumo, una forte tradizione di riprendere
all'interno del frantoio l'olio per il consumo familiare e così via dicendo. Quindi io credo faremo noi come capo un convegno il 2 luglio dove già ne abbiamo parlato e si è dato incarico ai funzionari regionali di lanciare l'IGP Abruzzo, lasciando le DOP come sottozona, ma noi dobbiamo raggruppare per avere più potere contrattuale all'interno del mercato affinché l'Abruzzo sia più conosciuto. E dietro di questo ci vuole anche una strategia di marketing, e questo lo può fare solo l'ente pubblico e anche la Camera di Commercio dove oggi siamo ospiti, perché un ruolo strategico ce l'hanno anche le Camere di Commercio, visto gli anni che abbiamo trascorso, la pandemia, adesso la guerra che sta creando problemi perché i prezzi sono triplicati con ognuno e l'olio invece rimane al palo con i soliti prezzi, anzi in alcuni casi scende pure. E noi abbiamo bisogno di valutarlo, altrimenti le imprese agricole non produrranno più perché diventa antieconomico. Mario Del Pizzo è il presidente della cooperativa olivicola Casolana. Questo è il suo pensiero. Abbiamo bisogno fondamentalmente di sostenere i nostri soci. Condivido appieno il discorso sull'IGP perché comunque bisogna avere un largo spettro, una grande visibilità per questo Abruzzo, perché lo merita in tondo, e anche un ritorno economico per i nostri soci, per un ricambio generazionale, perché se no non avremmo un ricambio generazionale, quindi saremmo alla chiusura, specialmente noi che siamo un discorso pedemontano, quindi il discorso è molto complicato. Allora, sentiamo la cooperativa di Loreto Abrutino, no? la SCAL, la sua impressione qual è? La mia impressione è giustamente quella di dover lavorare tutti insieme e di raggiungere degli accordi con la grande distribuzione che siano favorevoli per tutti, cioè dobbiamo collaborare nel vero senso della parola. Benissimo, allora un giovane rappresentante, parlavamo del ricambio generazionale, qui c'è un esempio, Davide. Sì, credo che Luigi, il presidente della Capo, sia stato molto esaustivo nell'esprimere bene come il panorama nazionale della GDO. Però noi abbiamo anche fatto un'altra constatazione, che nel 2020, nel periodo del Covid, dove la ristorazione, ahimè, era chiusa, abbiamo constatato che abbiamo avuto un 15-17% di aumento nella vendita della GDO. Questa cosa significa? Significa anche che il consumatore è pronto ad approcciarsi a un olio extravergine d'oliva di qualità. Ci pare di aver compreso che c'è un aspetto che però va messo in forte evidenza, ed è la situazione che c'è nel mondo della ristorazione. Purtroppo la ristorazione è un po' un anello debole di questo fattore, perché dovranno essere loro i trainanti della qualità, come hanno fatto per il vino. Quindi l'annuncio che voglio fare io è che quando andate a un ristorante, quando si va in un ristorante dove comunque un pranzo, una cena costa 40, 50, 60 euro, dovete richiedere la qualità, perché vi è dovuta a quei prezzi la qualità. E molte volte la ristorazione fa il doppio gioco, la doppia faccia, sul tavolo ci mette una bottiglia di rispetto, e mentre nel consumo della cucina ci mettono oli che lasciamo perdere. Quindi anche questo dovrebbe essere un fattore trainante per aumentare, appunto, come diceva anche Luigi, sul marketing e sulla vendita di prodotti di qualità. Silvano Ferri, presidente del Consorzio di tutela della DOP Abrutino Pescarese, ci dà una informazione molto particolare. Oggi non possiamo più parlare di semplice consumatore. Ascoltate. Perché qui si sta verificando anche la nascita di una nuova immagine. Invece del solito consumatore, abbiamo un nuovo soggetto che si chiama consumatore. Cioè colui che praticamente vuole contribuire a far con la sua spesa, con il suo acquisto, a far crescere e sviluppare anche una tipologia di aziende. E questo si percepisce anche, per esempio, nell'aumento all'interno della grande distribuzione di quei prodotti che evocano che tipo si dà solidarietà, che evocano territorio, tipicità. L'ISMEA ha fatto uno studio su 3.200 punti vendita ed è venuto fuori una cosa straordinaria. Allora, nell'acquistare un olio di un commodity, cioè un olio a 2,99 euro, 3,99 euro, il consumatore non impiega più di 30 secondi, cioè quindi prende la bottiglia dello scaffale e lo mette dentro il carrello.
Quando invece si orienta all'acquisto di un olio di qualità DOP, il tempo che intercorre dal momento in cui prende la bottiglia e poi sceglie e lo inserisce può arrivare fino a 5 minuti, perché in quel modo il consumatore vuole capire la tipicità, il territorio e soprattutto quello che diceva un nostro produttore, che tipo di abbinamento può fare con un piatto quell'olio che lui acquista.